se dovessi dare un consiglio a tutti coloro i quali volessero durante la primavera correre una maratona sopra le 3 ore, suggerirei le New Balance Elite V3, dette anche SC, oppure addirittura la versione precedente della quale abbiamo fatto una recensione qui sul canale l'anno scorso, che purtroppo non è stata super vista. Ma come al solito, per capirlo partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 228 grammi differenziale o drop 4, 37 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede. È una scarpa assolutamente democratica e, chiariamo, non sto parlando del prezzo di vendita, ma soprattutto del fatto che questa scarpa può essere utilizzata non soltanto da coloro i quali corressero a 3 al chilometro, ma anche molto molto più lentamente. Con questa tomaia qua in knit rischiava di essere un po' out per i pronatori. Devo dire che fondamentalmente la piastra in carbonio qua aiuta molto a tenere la scarpa stabile, quindi devo dire che è una scarpa un po' per tutti. Secondo me aiuta anche gli atleti un pochino più pesanti, un pochino più lenti rispetto alle concorrenti come la Vapor. Ma guarda, secondo me è una scarpa top per maratona, la vedo un po' troppo goffa per fare dei 10 km, secondo me siamo giusti sulla mezza. Top per la maratona e va benissimo anche per la mezza. 10 km, 5 km secondo me è un po' troppo alta, un po' troppo molla. Rispetto al modello precedente, nella tomaia è cambiato significativamente quasi tutto, in particolar modo ora la linguetta ha un knit, il pull tab presente nel tallone che consente comunque di estrarre la scarpa in maniera molto rapida e efficace, è cambiata anche l'allacciatura e questo non so dirvi se sia un vantaggio o uno svantaggio. Sono riuscito ad allacciarle anche strette, non mi danno grossi problemi, non si sono ancora rotte, in effetti mi fa un po' di paura quella specie di cordoni che tengono. Guarda, l'unica pecca è che mi si continua a sfilare dall'ultimo occhiello la stringa, ma ci metto un amen per metterla a posto. Qua, quando la tiro un attimino fa questo, op, e si sfila. È una roba da mezzo millesimo di secondo, op, e dentro di nuovo. Quindi, no, devo dire che in effetti è la prima volta che vedo un'allacciatura così, però ripeto, non mi ha dato grossi problemi, anzi sono contento. Di una cosa però sono assolutamente certo, lo spazio nell'avampiede è assolutamente importante, nonostante rispetto al modello precedente si sia cercato di rendere la scarpa più filante, ma questa costruzione in knit vi consente comunque di correre in maniera molto 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 comoda. Rispetto al modello precedente mi sembrava un po' peggiorata, nel senso che era tutto knit, io non lo amo particolarmente. Fondamentalmente poi invece utilizzandola non l'ho sentita che si perdeva, che il piede che si perdeva dentro, un po' instabile. Devo dire bene, mi ha dato un pochino di problema sul mignolino, credo un po' perché sbatteva contro. La misura era giusta della scarpa, quindi anche lì stesso numero. Però, boh, non lo so, forse andavo un po' troppo avanti. Però per il resto allacciatura e tomaia, l'insieme della tomaia diciamo che andava benissimo. Mi piaceva di più quello della 2, però non mi ha creato grossi problemi questa volta. Tra gli innumerevoli pregi di questa scarpa, sicuramente la certezza è che l'intersuola è super morbida, è cambiata rispetto al modello precedente, ma resta assolutamente la più morbida presente sul mercato. Questa qua zigrinata è più morbida, poi la linea rossa è la linea di mezzadria dove abbiamo una parte di intersuola più duretta, non di tanto, no. Mentre prima ti stavi preparando ho provato col durometro e la parte sotto è dava 16 mi sembra, sopra su 30, che poi è la media di quella che è della 2, quindi ci siamo più o meno. Tra l'altro sarebbe davvero comodo se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Chiedetemi quale scarpa vorreste testare nei prossimi mesi. Uno degli aspetti sorprendenti di una scarpa morbida è, in questo caso, che questa intersuola Fuel Cell vi consente una stabilità abbastanza importante e rispetto al modello precedente versione 2, questa versione 3, che ha una struttura particolarmente efficace per smorzare le forze per tutti coloro i quali atterrassero di tallone, vi consente una stabilità davvero unica rispetto alla morbidezza che questa scarpa offre.
Guarda, è una scarpa praticamente vuota in mezzo, però ripeto, la stabilità secondo me è top, conta che al contrario della 2 ha la parte superiore dell'intersuola che è un po' più dura, quindi tiene il piede più stabile. Poi ripeto, sembra quasi che ci sia anche un mezzo, un pezzettino che sale un po' di più per tenere il piede in posizione neutra senza farlo troppo pronare. Non ho fatto delle curve secche, ma sì, è un po' impacciata perché comunque è alta, ma non è un disastro, diciamo, le curve. Un altro aspetto strano ma non sorprendente è legato al fatto che il battistrada ha un solco che tra l'altro era già presente nel design delle famose scarpe Supercomp Trainer che abbiamo testato con la nostra mitica Francesca. Rispetto al modello precedente è stato aggiunto qualche grammo, ma questa cosa non ha in effetti cambiato il comportamento in corsa, come ci racconta il buon Andrea. Guarda, sono andato in pista bianca e ho preso un sasso in mezzo e si è fermato. Devo dire che mi è capitato solo una volta, a parte che non è una scarpa da usare su sterrato, quindi ci può stare. La vedo davvero dura andare a fare una maratona e incastrare un sasso qua sotto, quindi direi che ci sta. Hanno recuperato del peso. Il battistrada l'ho trovato buono su asfalto, pochino meno sul bagnato, soprattutto in pista sentivo che slittava un attimino, però è una scarpa da usare, ripeto, su asfalto, quindi ci sta anche. A livello di durata poi è assolutamente importante segnalare il fatto che questo Fuel Cell continuerà a durare quasi all'infinito e inoltre la presenza di un plate non così aggressivo vi consente comunque di utilizzarlo a lungo. La vera questione però è se la tomaia non si distruggerà, perché comunque è davvero molto leggera e in alcuni modelli precedenti abbiamo visto che in qualche situazione la cosa non era così scontata. Ti dirò che secondo me questa qua dura di più delle concorrenti. È vero che è molto più morbida la mescola, si perderà un pochino la mescola, ma la piastra in carbonio secondo me durerà di più. A livello di utilizzo questa scarpa è adatta sicuramente, e per questo parlavo di scarpa democratica, a un maggior numero di persone, soprattutto per la morbidezza dell'intersuola e anche per il fatto che il plate in fibra di carbonio non è così aggressivo. Io te l'ho detto, la consiglio a chi deve fare una maratona sopra le 2 ore, dalle 2 ore 40 in su. Dalle 2 ore 40 alle 3 ore, perché comunque è una scarpa morbida che riposa il piede ma comunque spinge. Sopra le 3 ore, perché come ho detto prima, non mi viene difficile dire altra scarpa oltre a questa. Mi viene in mente la Carbon X come scarpa protettiva, il resto è un po' troppo estremo. La consiglio a chi deve fare la maratona, una mezza maratona senza ritmi folli. Secondo te quindi la consiglieresti anche per chi fosse un tallonatore? Avrei detto zoccolo di cammello io, ma l'avevi tagliata prima, ma me l'avevo voluta far dire adesso. No, il tallone, guarda, è anche abbastanza imbottito, la parte qua, cioè, non so neanche perché la fanno così, non è la prima che fa questa specie di scolo per l'acqua, non capisco l'utilità, anzi se pensi che la Vapor ce l'ha al contrario praticamente alla punta in fuori, non lo so, non riesco a capirlo, ma non mi dà grossi problemi al tallone. Imbottito, guarda qua, è abbastanza duro, non durissimo, non lo so, mi sono trovato bene, non vedo particolari controindicazioni. In conclusione, a chi raccomando questa scarpa, sicuramente a un maggior numero di persone, la suggerisco per correre a tutte le velocità e per tutte le distanze, anche se chiaramente è votata alle lunghe distanze e per correre una maratona, soprattutto in strada, la consiglio a tutti coloro i quali avessero interesse ad una scarpa premium che vi consente sicuramente un ritorno energetico superiore rispetto alla media, anche se qualche recensore straniero suggerisce che questa morbidezza potrebbe incidere sulla velocità della scarpa stessa. Secondo me è davvero una scarpa democratica nel caso in cui abbiate il portafoglio e il budget per comprarla. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running e come al solito iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, ciao!